Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Il Gai Meridaunia ha pensato ad una rubrica che andasse a capire, ad indagare come è andata questa estate 2021 sui Monti Dauni. Abbiamo ascoltato le voci di operatori turistici, di amministratori e di Proloco. In questa prima puntata abbiamo sentito il parere del sindaco di Pietramonte Corvino, Raimondo Giallella. Poi siamo andati a Lucera, nella masseria La Bella, e abbiamo sentito Joel e Marianna Caso. E poi infine abbiamo intervistato Angela Ventura della Proloco di Motta Montecorvino. È andata relativamente bene questa estate 2021, anche se siamo partiti tardi, il movimento di visitatori c'è stato nel nostro piccolo paese, ma abbiamo registrato visite anche in tutti i Monti Dauni. I B&B hanno lavorato benino, non bene come altre stagioni, e stiamo vedendo che sta crescendo molto il turismo di prossimità. Le città, i cittadini e i concittadini di città grosse si muovono, vengono verso i piccoli centri a visitare le nostre risorse naturalistiche, architettoniche, i beni culturali che abbiamo sia a Pietramonte Corvino che nei piccoli borghi. Che tipo di utenza è arrivata? Famiglie, coppie, single, italiani, stranieri? Abbiamo registrato un buon movimento di famiglie, soprattutto famiglie che vogliono vivere una giornata spensierata, una passeggiata, e questo è il target che soprattutto si muove nei piccoli borghi, ma stiamo registrando anche una buona affluenza, piccola affluenza di persone straniere, soprattutto francesi e tedeschi, che si muovono e vengono a visitare le nostre comunità. Questo è quello che è successo finora, ma lavoreremo per la prossima estate, perché crediamo che piano piano bisogna uscire da questa pandemia e quindi sicuramente potremo muoverci per orizzonti anche internazionali. Quest'estate abbiamo lavorato molto bene da quando c'è stata la ripresa dopo del lockdown e abbiamo avuto tantissime richieste perché la gente aveva voglia di uscire, di stare all'aria aperta, e tantissimi turisti soprattutto nel mese di agosto, svizzeri, francesi, qualche americano, inglese, molti tedeschi, ed è stato soprattutto gente che si spostava in auto, quindi non più in aereo, quindi è cambiato anche il modo di viaggiare. Allora, soprattutto abbiamo visto che il turista ha cercato di venire in macchina, prima venivano in aereo, adesso che hanno cercato di l'individualismo, se le famiglie vengono in macchina dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, fanno diverse tappe per l'Italia e vengono qua. E prima ci mettevano tutti nell'aereo, le vacanze, però adesso secondo me sta cambiando come cosa. Come vi conoscono? Come arrivano qui? Allora, soprattutto col passaparola degli anni precedenti, sono venuti turisti, hanno parlato bene il suo paese e sono venuti qua. L'estate quest'anno è stata un po' leggermente sottotono. Certo, c'è sempre stato il turismo di ritorno di tutte le persone che vivono fuori al nord Italia o anche all'estero, però non c'è stata grande affluenza turistica all'interno del paese, perché le persone forse hanno preferito più il mare dopo l'anno di reclusione in casa, e comunque non si è riusciti a fare molto a livello anche di eventi. Noi come Proloco abbiamo preferito il rispetto delle normative anti-Covid. Siamo riusciti a fare un paio di eventi rispetto a 5-6 che normalmente facevamo ad agosto, perché non riuscivamo a fare eventi nel rispetto delle normative che il governo ci ha dato. Odio l'estate.